Buonasera telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buonasera anche a chi ci segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Partiamo con la cronaca. È stato chiesto l'ergastolo, il massimo della pena per Norbert Fehr alias Igor il Russo. Serbo di 38 anni, detenuto in Spagna, è collegato in videoconferenza con il Tribunale di Bologna e a processo in abbreviato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, risalenti all'1 e all'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. Dopo l'assassinio ricorderete che si scatenò una massiccia caccia all'uomo che si concluse in Spagna con altre morti e con l'arresto. Ora è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Saragozza. Stamattina dunque la requisitoria durata 90 minuti del PM Marco Forte davanti al giudice dell'udienza preliminare Ziroldi. Il PM aveva chiesto il massimo della pena, richiesta accolta dal GUP. Alla lettura della sentenza Igor è rimasto immobile, apparentemente impassibile. Non ha detto niente, ha solo ringraziato per il lavoro svolto, ha detto questo l'avvocato Gianluca Belluomini che lo assiste annunciando l'appello. Ancora la cronaca perché c'è stata una tragedia su un campo da calcio e il mondo dilettantistico bolognese è sotto shock per la morte di Roger Pizzi. 22 anni, originario di San Giorgio di Piano, giocava nell'Argelatese Calcio e si è accasciato durante la partita di ieri nel campionato regionale dilettanti di seconda categoria. I soccorsi tempestivi sono stati vani, il ragazzo è spirato all'arrivo all'ospedale. Tutte le ragazze del campionato dilettanti hanno espresso messaggi di cordoglio e fissato a lutto i propri gagliardetti nel ricordo del ragazzo morto, come detto, in campo nella giornata di ieri. Cambiamo argomento perché si è tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa Europa, centro o periferia del mondo, organizzata da Confindustria Emilia. Ai nostri microfoni ha parlato Ferrari, il presidente, che ha fatto il punto della situazione anche sul tema Italia in Europa e anche del recente accordo con la Cina. La nostra locandina è significativa perché pone per la prima volta una visione dell'Europa, diciamo, laterale rispetto a quella che è la centralità geografica per noi che per noi è sempre stata. L'Europa resta il continente più ricco del mondo pro capite, resta un continente di grande possibilità e di grande sviluppo che vive un momento di notevole difficoltà. Presidente, c'è chi dal punto di vista politico, ma non solo, dice che l'Europa deve essere al centro, qualcuno dice invece che non è così tanto fondamentale per l'Italia. Il vostro punto di vista invece sotto questo aspetto qual è? Ma certamente dal punto di vista dell'impresa, pensare di affrontare una competizione con dei numeri che non possono essere sostenuti, data la dimensione proprio della popolazione e anche del prodotto interno lordo sviluppato e soprattutto con una crescita demografica così rilevante che prevede nei prossimi 30 anni praticamente una riduzione percentuale al 10% della popolazione del mondo in Europa, risulterebbe quasi, diciamo, pleonastico. Su questo accordo con la Cina? Ma l'accordo con la Cina. Con la Cina i rapporti sono, diciamo, da sempre dei rapporti vivaci e per certi versi anche difficili. Noi consideriamo i due grandi blocchi, Cina e America, naturalmente dei partner che devono essere i partner rilevanti, importanti, con un livello però di reciprocità che è indispensabile, perché basti pensare che mentre un cinese può aprire una società senza avere un partner europeo, noi europei non possiamo fare la stessa cosa in Cina. C'è stata questa mattina l'inaugurazione della nuova soft room della Casa Protetta Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice San Paolo, di proprietà della parrocchia di San Paolo di Ravone. Si tratta di una stanza multisensoriale che consente agli anziani di superare dei momenti di agitazione senza l'utilizzo di farmaci. Ai nostri microfoni ha parlato l'Arcivescovo di Bologna, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, che ha proprio inaugurato la stanza. L'espressione che usa Papa Francesco degli scarti e vuol dire che tanti scartano, pensano che non valga più la pena, che sia uno sforzo inutile, mentre la vita va sempre protetta e ha sempre bisogno di protezione, sempre, in tutte le stagioni, ovviamente a maggior ragione quelle della fragilità. Credo che sia un modo intelligente, con tutta l'evoluzione che c'è, per una terapia che non sia farmacologica e che permetta di trovare serenità. Quindi è giusto, va nella direzione giusta. E poi c'è un'altra terapia che non dobbiamo mai far mancare, che è la nostra presenza e il nostro amore. Nessuno deve essere mai lasciato solo.
Come abbiamo già visto in parte in queste immagini, la stanza multisensoriale può cambiare colore a seconda delle esigenze che si possono presentare. È stata realizzata grazie al contributo del Rotary Club di Bologna. Sentiamo le parole del presidente Marco Zauli. La mia scelta quest'anno, in questa mia annata da presidente, è stata quella di fare qualcosa per gli anziani. Questa è una struttura che segue con cura un gruppo di anziani, sono 40 residenti più 15 durante la giornata, e la costruzione di questo ambiente consente di superare i momenti di agitazione degli anziani con decadimento cognitivo senza l'impiego di farmaci. E questo è un grosso aiuto, perché queste persone anziane devono già assumere molti farmaci, per cui poter superare questi momenti di difficoltà solo con un ambiente multisensoriale, come avete visto, quindi con colori, luci, musica, odori, li aiuta moltissimo, e per cui per questa struttura è una cosa molto importante, che le differenzia anche questa struttura al momento, perché è l'unica della città che ha questo tipo di ambiente. Solo uno dei tanti impegni della Rotary Club, parlava prima di un'iniziativa in Africa. Sì, stiamo cercando anche di fare un aiuto in Africa per una struttura per bimbi, orfani, e una scuola che hanno creato, per cui stiamo vedendo di poterli aiutare con qualcosa. Probabilmente credo che abbiano piacere di avere dei generatori di energia, per cui degli impianti fotovoltaici, per cui stiamo verificando la fattibilità di questo progetto, ma il Rotary fa molte cose in Africa, indipendentemente da noi, tutto il Rotary internazionale. Un'auto e un camion sono rimasti coinvolti alle 10.30 circa di questa mattina in un incidente a Bargellino, nel territorio di Calderara di Reno. Il mezzo ha occupato la carreggiata e così è stata necessaria la chiusura di via Persicetana. Stiamo vedendo in queste immagini l'intervento dei vigili del fuoco. Dicevamo dell'autovettura che è uscita di strada e il conducente è rimasto imprigionato all'interno. Qui proprio le operazioni di salvataggio da parte dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto e tramite l'uso di cesoie e un divaricatore hanno aperto un varco tra le lamiere e hanno provveduto a immobilizzare ed estrarre il conducente. Il conducente è stato poi trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118. Cambiamo argomento, Lega Coop ha fatto il punto della situazione sulla cooperazione e ha parlato degli obiettivi per il futuro. Ai nostri microfoni il presidente Giovanni Monti di Lega Coop Emilia Romagna. Emerge una capacità di tenuta del movimento cooperativo sia dal punto di vista occupazionale che del fatturato, anzi abbiamo una percentuale di sviluppo sia dell'uno che dell'altro. Siamo stati impegnati in difficoltà, in crisi, pensiamo a quelle delle costruzioni, abbiamo ricostruito dalle macerie numerose nuove iniziative nel settore. È vero che nel 2019 si rischia di avere dati più difficili da affrontare? Ma la situazione non sta migliorando rispetto a quello che si pensava. Qualche segnale c'è, però insomma, abbiamo fatto una panoramica delle nostre cooperative e la conferma di una capacità comunque di aggredire mercati nuovi, politiche in internazionalizzazione, capacità di innovazione, introducendo quindi sempre nuove tecnologie, rappresenta un terreno sul quale si può ulteriormente recuperare il fattore produttività, ma la tenuta c'è. E guardando avanti, quali sono i progetti per il futuro? La dimensione della qualità democratica, della partecipazione dei soci e dei lavoratori rappresentano due terreni sui quali stiamo lavorando per dare risposta quindi a un ricambio generazionale nei gruppi dirigenti, nei vertici, dare più spazio alle donne e non farlo solo a parole ma farlo concretamente. Stiamo lavorando sul tema della partecipazione con l'università per creare le condizioni perché l'autogestione dentro i processi produttivi rappresenti un terreno di innovazione importante. Io credo che questi due progetti insieme con quello della rigenerazione urbana ci possono mettere in campo idee che guardano alla cooperazione come soggetto per il futuro.
Davanti alla stazione centrale di Bologna questa mattina c'è stato un presidio dei lavoratori dei trasporti dal titolo Trasporto Equo in Europa, Stop Social Dumping, un presidio promosso da FILT CGL, FIT CISL e Will Trasporti Emilia Romagna. Tutto questo in occasione della settimana di azione Fair Transport for the Europe e anche in vista della manifestazione europea che ci sarà il 27 marzo a Bruxelles con la concorrenza sleale e le pratiche commerciali scorrette nel settore. Per saperne di più ascoltiamo le parole di Daniela Modonesi, segretario del trasporto aereo FILT CGL, al microfono di Mario Giuliante. Siamo qui all'interno di una campagna più grande, che è una campagna europea per il trasporto equo. E in Italia stiamo facendo una staffetta che è partita il 22 marzo e tutto culminerà il 27 marzo a Bruxelles con una manifestazione europea. Per quanto riguarda le motivazioni, spiegando un po' nel dettaglio di cosa tratta. Le motivazioni sono: noi cerchiamo un trasporto equo perché vogliamo lottare contro il dumping sociale, abbiamo a cuore quello che per l'Europa è fondamentale, la mobilità dei cittadini è uno dei pilastri, ma coloro che li fanno girare ed essere mobili subiscono un dumping contrattuale abbastanza pesante, quindi vorremmo che in Europa ci fosse un po' più di sociale e non solo concorrenza e costi. E meno precariato, rispetto dei tempi di riposo, tutte queste cose. La campagna quindi è parte dall'Artico fino al Mediterraneo e unisce tutti quanti. L'attenzione appunto riguarda il lavoratore che opera nel settore del trasporto, della mobilità, un tema sensibile appunto per far avvicinare ancora più le persone, non solo le istituzioni politiche, su questo tema. Esatto, il fatto di dobbiamo sempre ragionare sul fatto che meno costano i trasporti, meno costerà anche il salario di chi lavora nei trasporti, per cui vogliamo combattere le partite IVA false, il precariato spinto, vogliamo combattere i subappalti, tutto quello che è negativo e vogliamo che i cittadini europei si rendano conto di questo fenomeno e non guardino solo all'interesse del momento dell'acquisto di un biglietto a poco prezzo. Presentati oggi i lavori di riqualificazione dei sentieri, protezione idraulica del territorio e consolidamento delle sponde da parte del Consorzio della Bonifica Renana nel comune di Castenaso. In questo servizio andiamo a sentire le parole dell'assessore all'ambiente del comune di Castenaso, Laura Darè, e anche quelle della responsabile del servizio ambiente del comune di Castenaso, Serena Sgalari. Andiamo a sentirle. Erano molti anni che insomma, le sponde dell'Idice presentavano delle criticità anche per quel che riguarda proprio l'alveo del fiume e anche i sentieri fluviali che non erano tutti percorribili a seguito della caduta di alcuni alberi morti. E quindi è stato riqualificato gran parte del percorso fluviale, i 2 chilometri a monte del fiume verso la parte est, e praticamente sono stati tolti tutti gli alberi morti, sono stati liberati gli alberi pieni di edera e quant'altro, ripulito l'alveo del fiume e quindi anche la ciclopedonalità del sentiero fluviale adesso è perfetta e fruibile da tutta la cittadinanza. Un intervento assolutamente fondamentale anche proprio per quanto riguarda la sicurezza del comune di Castenaso anche dopo quello che sappiamo che è successo nella bassa bolognese con l'alluvione. Infatti, e questo ci ha preoccupato anche in passato e ha fatto sì che si creasse questa sorta di progetto appunto annuale, perché sono anni che noi abbiamo queste convenzioni con la bonifica che ci permettono appunto di mantenere l'alveo fluviale e le sponde del fiume e quindi ogni anno diciamo mettiamo in sicurezza un tratto del fiume di modo che non ci siano problemi né alla popolazione e né alla fruibilità dei sentieri. Già il terzo anno in cui vengono svolti dei lavori ed è già in progetto un ulteriore lavoro per la prossima annualità e gli obiettivi oltre alla fruibilità dei sentieri sono l'assetto idrogeologico e la protezione idraulica del territorio, quindi anche la regimazione di scogli potenzialmente dannosi per il regime idraulico del fiume Idice e anche la risoluzione di criticità lungo l'alveo, in modo che per esempio è stato demolito un vecchio ponte che rappresentava una strettoia per il decorso regolare del fiume e altri interventi in accordo appunto con gli uffici tecnici del consorzio di bonifica.
Un trofeo di beneficenza per donare una nuova strumentazione ai reparti di neonatologia e pediatria dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, con la partecipazione anche dell'ippodromo Arcoveggio di Bologna, tutto questo in occasione dell'85esimo Gran Premio Italia. All'interno della giornata, tra le altre cose, sarà poi possibile assistere alla sfida tra gli ormai noti spaghetti alla bolognese e quella appunto contro gli spaghetti napoletani. Per saperne di più abbiamo intervistato l'avvocato Gianluigi Mazzoni, uno dei difensori dello spaghetto alla bolognese, l'intervista di Mario Giuliante. E vedremo la disfida con lo spaghetto originario, perché lo spaghetto nasce a Napoli all'inizio dell'Ottocento, quindi noi abbiamo preso la denominazione, l'abbiamo fatto diciamo nostro con la nostra tradizione, mettendoci sopra un ragù secondo la nostra ricetta un po' modificato, ma che trae origine dal ragù originale della tagliatella, con la variante della salsiccia e dei piselli, che è una tradizione che si riscontra nella nostra storia gastronomica, perché i piselli li mettevamo sugli famosi stricchetti, li mettevamo sui maccheroni, quindi non abbiamo inventato niente, insomma abbiamo arricchito un piatto e l'abbiamo inserito nella tradizione della città. Quanto l'importanza della tradizione, ma proprio guardando al futuro, voi state lottando perché questo piatto venga riconosciuto, però anche è importante sottolineare che questo piatto comunque rappresenta una storia di Bologna. Sì, esattamente, sono le due facce del mondo, della visione del mondo che abbiamo io e Merola. Entrambi cerchiamo di fare il bene della città. Lui pensa di fare il bene sconfessando gli spaghetti, a mio avviso creando confusione, creando incertezze, creando anche, diciamo così, amarezza in coloro che vengono come turisti e poi cercano gli spaghetti e gli si dice che è una fake news. E invece il nostro intento è stato quello di recuperare questa ricetta, e poi ultimamente dalle nostre arzore lo usavano quando non c'era tempo purtroppo di fare tirare la sfoglia, allora il ragù c'era, lo si arricchiva con un po' di verdura e di salsiccia, lo si metteva sopra ed ecco lo spaghettolo bolognese. È morto a 88 anni Andrea Emiliani, una vita spesa per l'arte, la cultura e il bello e la loro diffusione nel mondo. Memoria formidabile, anche gentiluomo, Emiliani si è spento all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. È stato tra le altre cose autore di testi fondamentali nel campo dell'arte e curatore di mostre internazionali dedicate proprio all'arte bolognese. Ha contribuito tra le altre cose alla riorganizzazione della Pinacoteca Nazionale di Bologna, della quale è stato anche il direttore. È stato per molti anni soprintendente ai beni storici e artistici di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna. Fondò l'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna e il sindaco Merola lo ha ricordato così. Dice Merola: Bologna piange la scomparsa di Emiliani, straordinario uomo di cultura. Ci ha insegnato a conoscere l'arte, ma soprattutto ci ha insegnato che l'arte può e deve essere popolare e accessibile a tutti. Comincia proprio oggi la mostra A fior di pelle, legature bolognesi in archiginnasio. Si potrà visitare dal 25 marzo fino al 23 di giugno. Sentiamo qualche dettaglio in più nelle parole di Anna Manfron, la direttrice dell'istituzione biblioteche del Comune di Bologna, e quelle di Federico Macchi, curatore della mostra. La mostra durerà 3 mesi, quindi c'è tutto il tempo per poterla visitare. Ci sono anche una serie già programmata di visite guidate, quindi chi vuole informarsi, insomma, attraverso il nostro sito trova tutto il calendario. Quindi invito appunto a venire e seguire le visite guidate, perché saranno guidate proprio dal curatore della mostra, che è uno dei massimi esperti italiani appunto di storia della legatura antica, ma anche di pregio. A volte sono di pregio anche legature abbastanza moderne, non solo quelle antiche. La scelta di questa mostra è stata fatta in maniera particolare, pensata, o è per tutto il ciclo culturale che si apre, si sta aprendo e si è già aperto a Bologna? Sì, la mostra, diciamo, è una delle mostre un po' di nicchia, di mostre dossier dell'archiginnasio in questa tradizione, ma è una mostra particolarmente importante perché, come facciamo sempre in archiginnasio, è un po' il coronamento di un progetto. Quindi l'occasione in cui la biblioteca cerca di mettere appunto a disposizione di tutti i cittadini i risultati del lavoro che i bibliotecari fanno. Si tratta di una serie di 60 legature circa, selezionate dal XV al XX secolo, che è solo il primo di una serie di mostre che potrà essere fatta in futuro in seguito al censimento completo delle legature presenti in archiginnasio.
Possiamo descrivere un po' anche queste legature, cosa si potrà venire ad ammirare? Ma direi che naturalmente le legature riguardano sei secoli, il secolo forse più noto riguarda il XVI secolo, il Cinquecento, in cui le legature evidenziano un cuoio solitamente di colore bruno scuro, un decoro a secco, e insieme anche a foglia d'oro e dei caratteristici fregi che chi verrà in mostra potrà naturalmente avere opportunità di vedere e di ammirare. Parliamo ora del canale Emiliano Romagnolo. In questo servizio andiamo a sentire le parole di Stefano Anconelli, agronomo del canale Emiliano Romagnolo, che parla di cambiamenti climatici e dei sistemi agricoli. Abbiamo fatto 3 anni di lavoro perché proprio gli agricoltori ci avevano sollecitato a capire come adattare i sistemi di irrigazione al cambiamento climatico in atto. Sono sempre di più le stagioni dove abbiamo frequenti ondate di calore, da giugno già si cominciano ad avere 35-40 gradi in annate particolari come il 2017 e il 2012. Le piogge sono sempre più mal distribuite nel corso della stagione e sempre più scarse in estate. Gli impianti di irrigazione progettati negli anni in cui anche le esigenze di evaporazione erano inferiori, 4-5 mm al giorno, adesso abbiamo picchi di consumi anche di 6-7, gli impianti irrigui facevano fatica a distribuire l'acqua per come erano dimensionati. Quindi abbiamo fatto un progetto dove abbiamo messo in chiaro come dimensionare, quali sono le esigenze irrigue nuove, 6-7 mm come consumo di punta, quindi i progettisti devono fare i conti con questi consumi e quindi dimensionare tubi, irrigatori in modo da dare quella quantità d'acqua nel corso della giornata da compensare questi consumi. Scegliere i porti innesti più adatti, abbiamo fatto prove sul Pero per esempio dove si vede che certi porti innesti anche senza irrigazione riescono a fare produzioni ottimali con pezzatura, frutta di qualità di un certo tipo, altri invece senza irrigazione hanno grossi problemi. Andando avanti con questo trend climatico conviene scegliere porti innesti adatti ad affrontare questa situazione. Poi abbiamo studiato il problema della climatizzazione, cioè gli impianti ad aspersione a pioggia sopra chioma che bagnando la frutta e le foglie raffreddano la vegetazione e consentono alle piante di respirare come quando noi facciamo la doccia d'estate, no? Quindi praticamente abbiamo messo in piedi delle linee guida per ottimizzare anche questi sistemi che consumano parecchia acqua e quindi vanno usati con parsimonia e con la giusta tecnica. Abbiamo fatto delle linee guida per la climatizzazione e abbiamo messo a punto anche un sistema di allarme che verrà attivato già dalla prossima stagione, dove col servizio meteorologico dell'agenzia dell'ARPAE praticamente quando ci sono previsioni di ondate di calore facciamo dell'allarme nelle diverse zone della regione per dire chi ha impianti di climatizzazione li usi perché sarà una settimana di problema. Quindi insomma abbiamo cercato di dare una risposta un po' integrata al problema dell'irrigazione di un comparto frutticolo, quindi un comparto estremamente remunerativo per gli agricoltori, messo un po' in crisi dal cambiamento climatico in atto. Apriamo adesso la pagina sportiva con una bella notizia perché parliamo di Viareggio Cup, il Bologna è in finale. Questa è la foto dei festeggiamenti dei ragazzi che hanno ottenuto il pass per la finale battendo il Bruges ai calci di rigore. L'appuntamento si è giocato nel pomeriggio, la semifinale. Decisivi appunto i calci di rigore, in finale troverà il Genoa che ha battuto il Parma per 3-2. La finale sarà mercoledì alle ore 15, quindi grande risultato aver raggiunto la finale. Ora bisognerà insomma provare a vincere anche il torneo di Viareggio. Per quello che riguarda invece la Serie A, continua la prevendita per Bologna-Sassuolo di domenica alle 18 al Dall'Ara. Fra abbonati e biglietti che sono stati venduti è stata superata la quota di 18.000 presenze al Dall'Ara. Dopo due giorni liberi, per quello che riguarda il campo, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic riprenderanno ad allenarsi domani con una seduta a porte aperte alle 15 a Casteldebo. Il basket, la Fortitudo vince contro Cento, una vittoria fondamentale che insieme alla sconfitta di Montegranaro contro Verona proietta la squadra di Antimo Martino ad una vittoria dalla Serie A. Basterà una vittoria nelle prossime 4 partite per tornare in A1, l'occasione ghiotta è già quella di domenica contro Ferrara a partire dalle ore 12. Martino, tornando alla gara di ieri sera, l'ha commentata così. Devo dire ancora una volta una prova convincente soprattutto dal punto di vista dell'approccio, dell'energia messa in campo, per lunghi tratti anche per la qualità del basket espresso.
coinvolgendo tutti, giocando soprattutto nella prima parte senza palla, e devo dire veramente, veramente bravi, partendo sempre da un impatto difensivo che ci ha permesso, soprattutto nella prima parte del primo tempo, di gestire e di prendere un vantaggio importante. Poi bisogna riconoscere che Cento è stata brava un po' ad abbassarci il ritmo, ha trovato dei canestri soprattutto in contropiede, ci siamo un attimo disuniti e abbiamo un po' perso quel vantaggio iniziale. Secondo tempo abbiamo chiesto ai ragazzi di ripartire dalla difesa, perché è chiaro che abbiamo le qualità, la fisicità per chiudere l'area, per rendere difficili le cose ai nostri avversari, e non casualmente quando riusciamo a farlo poi troviamo tanti canestri in campo aperto, che poi è una delle nostre caratteristiche principali, una cosa che in maniera innata all'interno della squadra si è sviluppata subito già dalla pre-season. Devo dire grandissima soddisfazione in un contesto magico, perché il Paladotra è un qualcosa di speciale, però credo che hai realmente la percezione di quello che è il tifo Fortitudo quando sei fuori casa, perché fuori casa sentire e vedere, creare la stessa atmosfera, dal mio punto di vista raddoppia quello che però è poi la magia del Paladotra. Quindi e non nascondo che poi i risultati che arrivavano da Montegranaro per Scaramanzia, l'ho chiesto solo a 3 minuti alla fine, perché dall'intensità dei cori ho capito che forse c'era una bella... mi ero ripromesso di non chiederlo fino a fine partita, però dall'intensità dei cori finali avevo capito che forse c'era una bella notizia, quindi niente, adesso dobbiamo... ci siamo vicini e niente, dobbiamo finire, come ho detto, quello che abbiamo iniziato in maniera meritata, e quindi dai, un altro piccolo sforzo. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie alla regia di Andrea Alfano, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.